proposito di api, a proposito di api, qui sì, abbiamo una bella storiella su due api amiche. Ok, allora la ascoltiamo tutti insieme, mi metto anch'io qui, dai, ascoltiamo questa storiella su due api amiche. Chloe è una piccola ape di campagna che, volando di fiore in fiore, fa conoscenza con un'altra simpatica apetta intenta a raccogliere del buon nettare. Ehi, ma tu chi sei? Non vivi nel grande albero in cima alla collina? Sono Leda e non vivo sulla collina, ma nell'apiario della cava. Sai, a me piace molto sulla freccia. Quindi due apette che fanno amicizia. E poi? Siete tantissime giù alla cava, ma in quante vivete nelle vostre belle casette? Non si chiamano casette, sono arnie. E dentro ogni arnia c'è un alveare e ci possono vivere anche 60.000 apette come noi, un po' come in una piccola città. E voi, in quante siete nel tronco del grande albero? Anche noi siamo tante, più di 60.000, ma in tutta la collina non ci sono altre famiglie, solamente la mia. Chissà che silenzio e che freddo ci deve essere dentro al tronco. Nella mia moderna arnia di legno, invece, non entra mai il vento e neppure la pioggia. Abbiamo il tetto di ferro. Ma come fate a far nascere le piccole sorelline con quel freddo? Esattamente come fate voi, api cittadine. La vostra regina depone tutte le uova in una singola e comoda celletta. Poi le api nutrici nutrono e riscaldano le uova per tutto il tempo che serve, fino a quando diventano morbide e larvette. Infine nascondono le nostre api sorelline o i nostri fratelloni buchi. Ti assicuro che non fa freddo. Non deve far freddo, vero? Piuttosto voi, con quei tetti, avrete un gran caldo d'estate. E invece no, anche noi abbiamo le api che accudiscono le piccole, le nutrono e altre che le ventilano per rinfrescarle d'estate, proprio come voi. È incredibile! E poi dimmi quali altri compiti vi dividete all'interno del vostro alveare? Anche se viviamo in un vecchio tronco, siamo molto organizzate. Ciascuna di noi, in periodi diversi della propria vita, deve svolgere un compito specifico. Per esempio, da piccole, come primo compito, ciascuna di noi deve pensare ad accudire la casa. Andiamo su e giù, sistemiamo tutto l'alveare e puliamo le cellette dove serve. Insomma, facciamo le spazzine. Avete capito quante cose fanno le api? Tutto il giorno a lavorare, senza riposarsi mai. Poi, crescendo, impariamo a produrre la cera, con la quale possiamo costruire e riparare le fiale di cera, cioè le cellette che usiamo per vivere, dormire, ballare e mettere le nostre provviste per l'inverno. Anche io sono stata un'ape ceratrice, una vera e propria costruttrice. Anche noi, è incredibile, tutto proprio come in aviario. Anche il nostro amico Giuseppe qui poco fa aiutava i bambini a fare le candeline con la cera delle api.